E siamo qui con il Giulio nostro nazionale, Giulio Berghella, la regia, ed è venuta a trovarci la naturopata barra sommelier, barra casalinga, barra moglie, barra non so, tutto lei fa praticamente, laureata, insegnante, non lo so, è tipo super, tipo Wonder Woman. Anna Maria Cunzo, detta L'apostrofo Esatto, Lacunzo, che esatto. oggi viene in veste però di naturopata e quindi Sì, naturopata ci parlerà di cosa? Qua già mi piace, i cuoricini, le cose, già tutti quanti, evviva, evviva, c'è già il fans club, eccetera. Ma ci parlerà di fiori australiani, sì, che già ci ha spiegato cosa sono, e mo ci dà una breve sintesi. Certo. Ma soprattutto ci spiegherà una cosa che in estate si sfriccica, di cescio. Di Ci parla di cescio. cescio, capito Giulio? Ci parla di cescio. Se ne stava andando giù, io si rimesso le cuffie. Bellissima. Si va a fumare la sigaretta adesso. Vabbè, si parla di cescio e c'è cioè quel fior di australiano che ci fa smuovere un po', sfriccicare e ci dà, cioè insomma la moglie può mettere un po' di questa cosa. No, non funziona così. Ah, come funziona, Anna Maria? Allora, vabbè, prima di tutto ciao a Ciao a tutti, ciao Angela, tutti. ciao Giulio, ciao a tutti quelli che ci seguono. No, non funziona proprio così. Ah, non è che tu come i filtrini, no, Beh, metti. no, sarebbe troppo semplice. Ah, non è così, Beh, che tu gli metti due no, goccette prima di andare a no. E letto, poi magari succede qualcosa di no, interessante. no, No, non no. succede Come così. funziona il fiore di E Bach, il allora, fiore australiano? siccome il fiore australiano abbiamo detto che ha una funzione animica, quindi va soprattutto a livello sottile, che cosa significa? Che non è una cura, ti ricordi, ma è un rimedio naturale. Questo rimedio naturale, quando viene assunto, praticamente va prima a livello sottile, che significa che ci trasforma da dentro per poi avere anche dei risultati fisici. Quindi diciamo che lavora a livello comunque dei nostri, della nostra intimità. E così fa anche questo fiore che si chiama Wisteria, che è molto bello perché è il fiore del glicine. Già noi, sì, quando Glicine. vediamo il glicine, vediamo che il glicine comunque prima di tutto è molto colorato. Sì, c'è questo fiore, questo colore Esatto. che come si potrebbe È un descrivere? po' è Violetto, no? violetto, sì, un Chiaro, indaco. un indaco, sì. Diciamo, è un colore molto, molto bello ed è una pianta che già guardarla, prima di Te tutto, fa un po' sprigiona comunque ingrifare. anche tanta sensualità perché è molto elegante Molto come elegante come fiore. fiore. Infatti noi lo vediamo sempre magari sui balconi oppure queste sono Sì, anche è rampicanti, vero. quindi li vediamo anche ai muri. È una pianta che sprigiona questo odore anche Sì, buonissimo sì. e quindi da lì nasce Wisteria, che è un fiore australiano che si prende appunto da questo glicine. Hai E capito. da lì che cosa fa? A livello sottile, quindi vibrazionale, a diciamo spingerci dove serve, perché tante volte parlare di sessualità è ancora un tabù, purtroppo, no? Ma no, sì, tu trovi che ancora qualcuno ha delle resistenze, Sì. non si libera, non si lascia Non si è andare. ancora molto liberi e magari chi è che può prendere appunto questo wisteria? Lo può Sì. prendere magari chi ha avuto ad esempio una educazione rigida. Ah, quindi disinibisce un pochino. Esatto, oppure magari tutte quelle persone che hanno difficoltà a Lavoro, lasciarsi andare. sì. Oppure tutte quelle persone che comunque non amano il contatto fisico. Ecco. Non hanno particolare intimità con il partner e quindi favorisce in qualche modo anche sia l'amore per se stessi e quindi poi subito dopo l'amore che noi possiamo dare agli Ho altri. capito. E quanto tempo ci vuole a caricare, insomma, un po'? Sempre, diciamo, 2 settimane Aia. almeno ci vogliono, Quindi al sì. marito 2 settimane di nascosto Di goccette. No, però insomma esiste anche questo tipo di, cioè se una persona si sente un po' bloccata, si sente un Esatto, sono po'. tutti quei blocchi emozionali che noi abbiamo e che piano piano il nostro fiore australiano ci va a Tipo se una sbloccare. persona dopo tanti anni si lascia con il partner e quindi ha difficoltà a essere libera di conoscere altre persone, eccetera, questo fiore potrebbe
Esatto, coadiuvare, magari insomma, potrebbe, come definisce un dire. pochetto anche il momento che stiamo vivendo, quindi magari lasciare andare appunto tutte queste sensazioni che reprimiamo, che poi tra l'altro non è Reprimiamo, soltanto, secondo te, sono ma tante represse? volte magari possiamo anche reprimere Come qualcosa società tu specialmente. vedi comunque ancora Un po' inibizione, sì, repressione, un po' difficoltà a parlarne. sì. Delle volte anche magari fra amiche, no? Quando si parla Sì. di determinate cose, magari Ma ci che stai a sono. dire? Esatto, magari. Dai, fanno E così. dai, non dire così. Invece sì, Dai. si può dire proprio così, perché d'altronde la sessualità fa parte della vita, della nostra vita, no? Della nostra Forse vita viene di un po' tutti i giorni. desublimata, viene desublimata nel cibo, perché vedo molto spesso su Facebook sempre queste fotografie di cibi, cibi, È uno dei piaceri della cibi. vita e quindi magari meglio fotografare il cibo Cibo, certo, perché che sicuramente. Che altro, fotografare insomma, altro. E sì. quindi magari diciamo che sì, però si è più inibiti in Ecco, questo. certo. Questo fiore va bene sia agli uomini che alle donne, quindi non è soltanto un qualcosa che va a livello sottile per quanto riguarda il sesso femminile, ma anche il sesso maschile. Tante volte diciamo prende più la sfera femminile il fatto di essere più bloccati, ma perché tante volte appunto come ti dicevo potrebbe essere l'educazione che abbiamo avuto oppure comunque potrebbe essere una violenza che abbiamo subito nel corso del tempo, oppure le variazioni, ad esempio, ormonali. Sai che quando noi abbiamo delle variazioni ormonali, soprattutto con il ciclo, si hanno comunque queste problematiche per quanto riguarda anche il desiderio sessuale, soprattutto quando la donna va verso la menopausa. Quindi questi ormoni che cambiano ci danno anche questa sensazione di meno desiderio sessuale. Infatti, questo viene anche definito astenia sessuale Astenia sessuale è terribile, cioè proprio come parola oppure astenia. anoressia sessuale. Aia, aia. Sì, e quando noi praticamente ci priviamo appunto di determinate cose, come le persone che si privano del cibo, quindi viene detto sia astenia che anoressia sessuale, quindi in tutti quei Esistono casi. quindi queste Sì, situazioni. certo. Come ti dicevo, soprattutto nei cambiamenti ormonali, quindi noi quando andiamo avanti con l'età, soprattutto nelle donne, quando c'è questo cambiamento ormonale, diciamo che è quasi la normalità avere questo calo del desiderio e quindi da lì possiamo provare anche con questi fiori australiani che ci danno sicuramente una mano. Ricordiamo sempre che non sono una cura, ma sono un rimedio. Il Quindi rimedio. esatto, quindi E per c'è un rimedio qualsiasi. d'emergenza anche per questo Allora, ci aspetto. sono comunque dei composti che come emergency, Ecco, pure per. quello magari si favorisce ancora di più, non è soltanto wisteria, ma sono un gruppo di fiori fino a 7 che si possono miscelare per favorire determinate situazioni. Wow, Sì, questi, vedi, questi fiori wow. Ma tu ci come vengono. sommelier, no? In alternativa, 2 bicchieri di vino, E magari ci passa no, l'inibizione. non so, boh. No, vabbè, anche il Non lo so, vino, io insomma, beh, sicuramente disinibisce, io come sommelier non può, degusto, non no, bevo, infatti, sommelier, quindi. assolutamente, me l'hai sempre detto. Esatto, perché il sommelier degusta ma non Ma beve, quando verrai l'altro col si beve. piattino con il, Ah, ecco, a come si chiama? Il proposito, sì, è il tas, Tas de ecco, quando verrai a Vin. Allora, trovarci? ci vengo presto, anche perché il 25 di giugno ci sarà la consegna dei diplomi e finalmente Wow! anche gli stemmini del sommelier e il Tas Ma è una cosa de Vin. bellissima, è una Esatto, cosa quindi ci sarà questa bellissima. bellissima proclamazione del Complimenti. sommelier e finalmente. Cioè, Giancarlo Marchegiani che Sì, scrive grande Lacunso, com'è la cosa Lacunso? grazie. Ciao Giancarlo Giancarlo, un bacio. Beh, Lacunso è un gol sicuro ogni volta che sta in un luogo, ogni volta che sta con noi sicuramente, io ho notato che piace molto, c'ha molti fan, piace Grazie, molto. E grazie di essere con noi e la prossima settimana parleremo sempre di fiori australiani o di qualche argomento, di qualche fiore particolare. Particolare, dai, poi ci studiamo vediamo sopra. che cosa posso portare la prossima volta. Su. Perfetto, perfetto. Un bacio grande. Un bacio.